Allora, sono con Pasquale Improta che oggi ha portato qui a provare questo nuovo gioiellino, no? Ci spieghi un po' di cosa si tratta, che modello è? È una Sea-Doo, la prima moto al mondo con il freno. Io so che raggiunge delle velocità anche molto elevate. Abbastanza. Tipo? Abbastanza, 140 km orari sull'acqua. Ecco, che diciamo che poi l'acqua, insomma, quando si corre sull'acqua è come correre sull'asfalto. Andiamo per tutta Italia a far conoscere questo sport. È uno sport facile, poco pericoloso. E alle prime armi lo può praticare, insomma, molta gente un po' spericolata comunque. Ecco, un po' spericolata perché tu hai detto giustamente poco pericoloso rispetto forse ad altre discipline, però io ho visto le tue acrobazie in particolare e a vederle da fuori sembrano davvero un po' pericolose, non è così? Dunque, sono pericolose, l'unico pericolo è urtare contro la moto, perché comunque siamo soli in acqua, quindi non corriamo uno a fianco all'altro che può cadere e essere investito. L'importante è non perdere contatto con la moto e rimanere sempre lontano da lei, e chi guida lo sa, quindi ancora ci ha permesso di esibirci senza casco. Oggi c'è una giornata particolare, abbiamo organizzato la prima gara a livello amatoriale di moto d'acqua sulla nostra struttura, che è una delle più, non dico più bella perché dovete venire a vedere di persona, ma è una delle più attrezzate del sud Italia. Abbiamo un lago di 11 ettari dove svolgeremo penso a breve gare a livello nazionale, se non forse anche internazionale. Della settimana prossima apriremo un solarium con una cinquantina di lettini, poi vedremo come risponde la gente, e ci sarà anche l'opportunità per quest'estate di avere la possibilità di prendere il sole in campagna. Ci sono le docce per bagnarti, se vuoi fare il bagno nel lago c'è la possibilità di fare il bagno nel lago, e poi stai in piena tranquillità senza dover affrontare traffico, rientri assurdi, quindi sei veramente un relax da quando arrivi a quando te torni a casa.